Ragazzi, tostada all'alello non è cucina messicana, è una mia reinterpretazione. Facciamola subito. La tostada non è nient'altro che una tortiglia che io un pochino ho rimpicciolito perché non ho trovato la misura, quella, quindi l'ho fatta con la forbice. Tortiglia classica che viene spennellata con un pochino di olio, viene messa in forno e viene fatta croccantare. Con grill dall'alto diventa subito croccantissima. Nel frattempo cosa facciamo? Andiamo a prendere il nostro tonno, lo cubettiamo e facciamo una sorta di tartarina che accompagneremo chiaramente con un guacamole. Quindi abbiamo avocados, cipolla rossa di Tropea, un pomodoro, del basilico, del lime, del tabasco, un pochino di sale, un pochino di mayo, un pochino di teriyaki, perché è un piatto fusion questo. Non parliamo di tradizione, ma di quello che piace fare a me quando organizzo magari una cena al sabato sera e ospiti a cena a casa. Dico, raga, stasera faccio le tostada, se le faccio così, come mi piacciono. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Iniziamo a spennellare le tostadas, anzi, iniziamo a spennellare le tortilla che poi diventeranno tostadas, e nel frattempo facciamo il guacamole. Olè! Prima cosa a cui pensare è prendere le nostre due tortiglie, le mettiamo qua sopra la nostra teglietta e spennelliamo con un pochino di olio di semi in questo caso. Facciamo tutti e due i lati, ragazzi, e poi andiamo in forno a 180-200 gradi per 8-10 minuti. Il gioco è fatto, le gesso sono fatte. Come direbbe la Tijuana, orneiamo. Guacamole adesso. Vai. Tagliamo anche un po' di cipollina di Tropea che darà la giusta dolcezza, quindi facciamo così, 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 giriamo, tac, 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 e poi guardate che magicamente e la mettiamo qua dentro. Olè. Ora prendiamo anche questo meraviglioso basilico, così e lo spezzettiamo dentro a mano. Questo per me è il guacamole più buono, che probabilmente non è guacamole perché non viene fatto così in Messico, però a me piace farlo così. Quindi siete liberi di seguire le ricette della tradizione oppure di provare il guacamole di Lello, che non è niente male. Questo panozzo, se tu guardi e dici, raga, stasera da me a cena faccio il messicano, fai tutto fuorché il messicano, perché questo non è il messicano vero, però secondo me spacca, perché ti bevi le birrette, sciottino di tequila, un po' di musica, trenini, si vola. Condiamo con sale, olio, pepito e caliente. Forchettina, lavoriamo bene. Tartarizziamo adesso il nostro tonnetto, quindi lo tagliamo prima a striscioline e poi a cubetti, e poi gli diamo anche una battutina col coltello perché mi piace ben triturato a me. Battutina. Condiamo il nostro tonnetto, tiriamo fuori le tostadas e le ultimiamo. Ragazzi, la tostada all'alello è finalmente pronta, la assaggiamo. Ma che buona è! Se volete fare festa, questa tostada fa il caso vostro. Provate a farla. Ciao!